convergenza dei timoni del Son 50. Quando passi a poppa delle barche della flotta dei Son 50, vedi che sullo specchio di poppa, in corrispondenza delle due pale gemelle, ci sono dei segni che hanno un senso perché chiaramente riesci a verificare visivamente se le due pale hanno sempre l'allineamento che tu vuoi che abbiano, quindi con quell'angolo che tu ritieni ottimale. Però la cosa interessante è che i segni non sono singoli, quindi non c'è solo un segno per parte, ma ce ne sono tre, quindi che sono corrispondenti a tre, diciamo, regolazioni diverse, no? Quindi immaginiamo una regolazione per vento forte, per vento medio e per vento leggero, comunque a seconda delle condizioni di vento e onda. Quello che è interessante è che di solito le pale chiaramente si regolano con un certo allineamento convergente, ovvero i bordi di uscita sono più vicini dei bordi di entrata dei timoni. Questo perché la scia di una barca tende a chiudere nella parte diciamo della poppa, no? Quindi la scia di una barca sostanzialmente è un qualcosa che parte dalla prua, si apre e poi dopo tende a richiudersi in fondo allo scafo, e questa è la ragione per cui i timoni sono convergenti mediamente. Però è abbastanza evidente che ci sono delle regolazioni possibili. Nel momento in cui la barca aumenta la propria velocità, ipotizziamo che tipicamente vada a lasco piuttosto carica con vento, è ovvio che la forma di questa scia cambi e quindi l'uscita di una barca implanata o in semiplanata comunque sia decisamente meno convergente e quindi le pale debbano essere un po' più aperte, quindi un po' più vicine ad essere parallele. Questa è una cosa che è abbastanza evidente. È ovvio che tu devi decidere se privilegiare l'andatura di poppa, quindi diciamo il lasco con Jennaker in questo caso basso oppure alto. Nel momento in cui hai la velocità molto alta, chiaramente il drag si sente parecchio e quindi e la barca peraltro naviga un po' meno sbandata di poppa rispetto a quanto non faccia di bolina, per cui io immagino che la regolazione che viene privilegiata sia quella proprio in poppa, in cui comunque hai la pala gregaria che comunque è molto più immersa rispetto all'andatura di bolina. Quindi per massimizzare questo rendimento, tu chiaramente quando sei in dislocamento tieni le due pale più convergenti, quando invece sei in alta velocità le tieni più parallele. Questo è quello che mi viene in mente. Non bisogna mai dare nulla per scontato, insomma, ogni aspetto tecnico di una barca ha un lavoro dietro, è un lavoro di simulazione che può dare risultati più o meno conclusivi. Sicuramente questo è un tentativo per massimizzare la velocità e minimizzare la resistenza. Bisognerebbe capire se invece dare un angolo che possa migliorare l'assetto della barca in velocità possa avere un effetto. Io mi immagino di nuovo in poppa, se io tengo le due pale più convergenti, chiaramente ho la tendenza della prua ad abbassarsi, se invece le tengo più divergenti, tendo ad alzare leggermente la prua. Ed è questa un'altra buona ragione per cui in velocità possa avere un senso tenere le due pale un po' meno convergenti, quindi un po' più aperte per tenere la prua leggermente più alta in una barca che comunque può averne bisogno. Ciao e buona giornata.